bastone con il coffee break, sempre pericoloso. Allora, si parlava con Cristina, giusto, del tema delle politiche e dei finanziamenti. Soprattutto chi è in università, secondo me, può pensare a imparare a usare i bandi europei che non necessariamente passano attraverso la regione. E ci sono dei bandi che mettono insieme istituzioni diverse e noi abbiamo lavorato con il Politecnico Bovisa su uno di questi bandi, molto interessante. E sono progetti anche grandi a volte che coinvolgono tante università e non vedo perché non si possa anche. Sì. Però c'è sempre un po' anche la regione in mezzo a queste Sì, però dipende davvero dalla bontà del progetto. Se, è una delle cose che è venuto fuori una volta in un convegno a Napoli sul tema delle reti al sud, ed era un convegno organizzato dall'Angela Tecce della Soprintendenza di Napoli. C'era un funzionario del Ministero del Tesoro che ha criticato molto pesantemente il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali perché ha detto che il Ministero non è in grado, non riesce a catturare finanziamenti dall'Europa per due motivi principali. Perché non è capace di esprimere progettualità e perché non è capace di affrontare il tema fondamentale su cui tutti i paesi europei punteranno nei prossimi bandi 2014-2020 dell'inclusione sociale, coesione e inclusione sociale. E questo è un tema che secondo me voi potreste lavorare moltissimo, perché il tema della coesione sociale, noi alla fine facciamo quello, cioè non guardare soltanto i bandi della cultura, ma guardare i bandi per la coesione sociale, perché la cultura e l'inclusione culturale è una forma di coesione sociale. E non solo, ma anche nel lavoro insieme alle istituzioni. Pensate anche a usare la cultura, usare l'arte, usare anche le vostre competenze di artisti, affiancandovi alle istituzioni museali, per esempio, soprattutto in dei musei che qui pare, cioè da quello che abbiamo letto di dati statistici, sono così privi di iniziative. Davvero potreste, oltretutto noi abbiamo un premio, cioè la Connecting Cultures ha un premio che è ancora fino al 15 gennaio, mi pare, ma se guardate sul nostro sito, è un premio per giovani artisti che, di 5.000 euro che facciano un progetto insieme a un'istituzione culturale che può essere museale, biblioteca. Può essere tante cose diverse, per un pubblico potenziale. Qui parliamo di intercultura fondamentalmente. Io vi ho portato anche un libro che abbiamo pubblicato e abbiamo presentato anche durante questa giornata di studi che abbiamo fatto una settimana fa circa. E questo è un tema, cioè basta elaborare un'idea. Ovviamente con un minimo di capacità di elaborazione di un'idea, che vuol dire anche fare un piccolo budget, vuol dire anche realizzare, cioè, una scheda su che cos'è il progetto e l'istituzione dovete, perché siete voi la parte attiva, perché le istituzioni purtroppo ormai siamo alla terza edizione, si muovono poco se non c'è qualcuno che li va a stimolare.
Proponetelo a un museo locale o a un'istituzione, a una biblioteca che deve essere parte attiva anche, che comunque in qualche maniera non deve essere soltanto un luogo dove si fa, ma deve essere parte, cioè stakeholder attivo del vostro progetto. E questa è una forma di progettualità che sollecita, ha due finalità. Quello di permettere a dei giovani artisti ad avere più visibilità e non solo, ma anche di cimentarsi con una commissione pubblica, anche con le necessità di un committente, che è diverso dal fare un progetto da soli, così, senza avere un'idea di una committenza precisa, e a misurarsi dunque con anche le esigenze di un'istituzione. E dall'altra parte sollecita le istituzioni ad essere un po' più attive, cioè di proattive, di andare a cercarsi un potenziale pubblico che non hanno, per cui realizzare un progetto con una comunità. Adesso io non so, per esempio, a livello di comunità interculturali com'è la situazione a Bari, ma penso che in tutte le città comunque ci sono comunità di migranti, di nuovi cittadini che possono essere così coinvolti. Spesso è necessario anche l'aiuto di un mediatore, tant'è che nella nostra giornata di formazione c'erano dei mediatori bravissimi, oltretutto, c'è un nostro amico senegalese che comunque è molto preciso, molto eloquente nel saper così fare proprio questo lavoro di mediazione e far capire. Il tema, oltretutto, del raccontare il proprio patrimonio a persone di una cultura diversa non è una cosa da poco, perché in realtà ci obbliga a mettere in discussione tante cose che noi pensavamo di aver acquisito, per cui è proprio un processo ermeneutico che ti obbliga a guardare il tuo passato dall'esterno in qualche maniera, e lo vedi con occhi diversi, per cui è un processo che può portare molto lontano e può anche essere una grande sfida, non solo sul piano del dialogo, ma anche sul piano della propria comprensione, della propria eredità. E questo è un tema da non sottovalutare, perché è qualcosa che sta avvenendo un po' in tutta Europa. Il British Museum è forse uno dei più, diciamo, più attenti in questo senso. Sono sempre molto, a mio parere. Buonasera. Ma in ogni caso, questo è, diciamo, uno dei. Poi io tendo a divagare un po'. Sì. Sì. Rispetto al patrimonio, può essere inteso in termini culturali piuttosto che di altro tipo. Mi volevo chiederti, qual è secondo te la percezione che si può avere dal confronto con una comunità che non condivide con te una storia collettiva, nella misura in cui il dialogo porta anche a comprendere che forse il tuo patrimonio include quella presenza? In questo caso di una comunità che viene da un'altra storia, perché su questo mi sto interrogando da un po' di tempo, su come quella percezione che abbiamo ad esempio dell'italianità sia una percezione un po' vecchia, che non tiene più conto della presenza migrante ad esempio come di un fatto che culturalizza, se si può dire, la società, cioè che è parte dell'italianità E certo. e quindi non rappresenta più una novità. Come sempre si sente poi. Ma infatti, ma la difficoltà dell'Italia, e su questo bisogna dire proprio l'arretratezza dell'Italia su questo fronte, sarà foriera di molti problemi se questo non si corregge.
E credo che sia un punto nodale per tutta l'Europa, non solo per l'Italia, ma l'Italia forse perché non ha avuto, se non fino a, se non da diciamo una ventina d'anni, presenza di migranti in Italia. Per cui, e io mi ricordo, sono abbastanza vecchia per ricordarmi i discorsi degli italiani che dicevano: ah, ma noi non siamo razzisti, ma noi, figurati, noi non abbiamo. Porca miseria, poi dopo è nata, sì, poi con le varie leghe, eccetera, e sono. Ma il tema, secondo me, là dove in fondo noi ci occupiamo di arte, di cultura, allora il confronto, se si riesce a spostarlo su una piattaforma che è quello del dialogo, il dialogo culturale è un confronto tra le culture, attraverso questo scarto dell'immaginazione che rappresenta l'arte, può aiutare molto a elaborare delle culture anche che possono essere plurali senza essere conflittuali. Questo è, credo, un po' il tema, no? Quello di accettare il fatto che si possa essere che plurale vuol dire ricchezza, e che invece assimilare nel senso di ridurre le differenze può essere invece un impoverimento. Ovviamente non ci sono, non si può fare di questo un dogma, perché è chiaro che per la convivenza civile e, non so, le leggi, se c'è nel nostro paese, non è possibile avere più di una moglie, in altri paesi, cioè, queste insomma si dovranno adattare, e una la tengono, l'altra la lasciano a casa, non lo so, ma comunque in qualche maniera queste, non si può essere elastici fino al. Però sulle cose più, credo che davvero, sono problematiche che riguardano invece l'immaginario, le immaginarie paure, e molta ignoranza, questo tema del confronto attraverso lo spostamento del confronto su un piano culturale di incontro può essere molto importante. Poi è chiaro che i problemi sociali non è l'arte che li può affrontare, però molta parte di tutto questo può diventare molto meno drammatico, e questi progetti possono portare le comunità a incontrarsi. Noi abbiamo uno dei progetti di Toscana, ma poi anche di altri, è stato quello di due ragazzi, mi ricordo, che sono andati a cercare una comunità di indiani, che viveva nelle colline sopra Montevarchi, e che nessuno sapeva neanche che ci fosse, che lavoravano facendo le cinture, lavoravano la pelle per le industrie locali. Lì c'è Prada, c'è Gucci, ci sono tante, facevano cose anche ad alto livello. E nessuno era mai andato, e questi due ragazzi hanno fatto un po' amicizia attraverso una mediatrice, appunto, che lavorava così con loro, e hanno fotografato, perché donne e uomini separati, che li hanno fotografati e li hanno intervistati, e hanno raccontato un po' questa presenza praticamente sconosciuta alla cittadina di Montevarchi. E poi, quando abbiamo realizzato la mostra, sono venuti, e hanno partecipato a questa. È una piccola cosa, cioè non è stato certamente però è un inizio di una presenza, di un rendere visibili queste comunità che spesso non sono visibili. Per cui il lavoro che possono fare gli artisti in questo campo, secondo me, è molto importante, proprio l'incontro. Di narrazione. Molti di questi progetti sono narrativi anche, o fotografici, o anche di coinvolgimento. Lì dipende da come nasce il progetto, però sono estremamente interessanti. E anche persino, lavorando con l'istituzione, persino una guida museale. Per esempio, adesso non mi ricordo il nome dell'artista, non è Margherita Morgantin, però insomma è un artista
di Torino ha fatto per il Museo del Novecento una guida intervistando varie persone che hanno scelto un'opera all'interno del museo e questa guida è una delle guide che si possono anche prendere. Una guida audio che entrando nel museo tu puoi avere che ti porta in giro a vedere le opere. E per esempio un'opera di De Pisis di una spiaggia, eccetera, veniva interpretata da una signora migrante come un lido di arrivo, cioè con una propria storia, con una propria narrazione molto eloquente. E, diciamo, aggiunge un livello di interpretazione che né io, magari né tu avresti avuto, però tutto questo può, ecco, questo è un esempio di come si può arricchire anche, no, il nostro, lì in questo caso, patrimonio moderno. E questo può essere. Credo che, non so, anche la nostra storia, che per quanto, non so, insomma, ci sono molti aspetti che possono essere confrontati attraverso le immagini, attraverso una ricostruzione delle parti, no? Anche la storia del cristianesimo militante, nei secoli può essere rivisto, no? Per noi, non so, Piero della Francesca, leggendo la Vera Croce, può essere vissuto da comunità diverse in maniera completamente diversa, però perché non aprirlo anche a questo, no? Proprio l'altro giorno che era uscito un libro a proposito così diverso che tratta i turchi che arrivano in Puglia. Proprio turchi. Questo è un tema interessantissimo e qui potremmo poi vedere cosa ne pensano poi i turchi di questa invasione, no? Che cos'è? E questo ci sono, però Rovesciare le è parti, contestabile. rovesciare Sì, le visioni sì. per un momento e dire guardiamoci negli occhi di quegli altri. Operatori culturali adesso lavorare, come dire, ecologicamente, ovvero considerare le diverse sfere del vivere, quindi il sociale, il politico, l'ambientale, l'individuale, il soggettivo in maniera completa, totalizzante. Non credo si possa più pensare, insomma, di lavorare in maniera distaccata rispetto al reale. Questo è stato un po' anche il tormentone di questo laboratorio, la necessità appunto di lasciare che l'arte si immerga nel reale, tant'è che fin dall'inizio abbiamo parlato di arte come di arte utile, della funzione dell'arte nella società, quindi ritengo che pensare anche a un fatto che con delle ricadute sociali ed economiche come la presenza dei migranti nel nostro territorio sia un modo anche assolutamente necessario per ripensare l'identità, non soltanto la nostra identità nazionale, ma proprio la nostra identità individuale in relazione poi a come nella pratica, nell'operato. Ma per fare questo, sono d'accordo ovviamente, ma per fare questo ci vogliono competenze che non sono solo quelli dell'artista. E in questo, secondo me, ci vogliono anche dei percorsi un po' propedeutici, sia per acquisizione di informazioni, sia anche acquisizione di competenze. Allora, se per esempio si vuole fare delle interviste alle persone, bisogna anche un pochino imparare come si fa a fare delle interviste e ci sono molte facoltà di sociologia che si sono occupate di questo, c'è cioè tutta la facoltà di sociologia di, come si chiama, il sociologo della Bicocca che ha fatto della storia orale, un loro, adesso mi verrà, insomma, se sono vecchiaia, ma comunque magari domani mi viene. E questo è l'autonarrazione, è un po' una tecnica perché comunque basta anche un pochino capire, cioè, perché altrimenti si rischia di dimenticare magari delle cose, non che
si debba fare delle interviste così soltanto tecnologiche, cioè fatte in un certo modo. Però credo che le competenze e quello del confronto tra le discipline è importante proprio per questo, perché si può imparare, come anche per esempio fare delle mappe. Prima stavamo parlando, poi insomma ci siamo un po' interrotti su questo tema delle mappe. Se si vuol capire il territorio, bisogna fare delle mappe che a mio parere sono interessanti nel momento in cui diventano delle mappe relazionali. Cioè, intendo dire, delle mappe che mettono, cioè, che ci permettono di capire che cosa c'è su quel territorio, che cosa c'è che ci riguarda, che riguarda il progetto che abbiamo in animo di fare. E questo è molto importante, e su questo per esempio gli architetti ci possono aiutare, perché comunque sanno usare CAD/CAM, sanno usare le tecnologie e sanno anche realizzare così meglio una mappa, insomma hanno quel saper tecnico che può, insieme a chi fa un progetto, insieme all'artista, può riuscire a individuare. Poi, scusami, stavo dicendo una cosa. Questo è interessante, mi allaccio a quello che ha detto Nicola prima, che ha parlato di Taranto, no? Adesso sì. Io riporto verso il problema su arte e territorio. Sì. Pochi sanno che, per esempio, Little Cedar, l'Ilva, negli anni 60, era un luogo di cultura incredibile, che hanno fatto quasi ogni mese una mostra, gli artisti di un certo livello. Uh-huh. Io mi ricordo di aver trovato, anche ci sono i cataloghi, eccetera, ma a nessuno, noi parliamo di Italsida, di dramma, di certo, quotidianamente, ma che c'è stato anche un momento, che questo era importante, aveva un circolo culturale di grande importanza, tutto questo non è dimenticato. Tra l'altro il circolo culturale dell'Italsida ha fatto sviluppare la locale scuola di poesia visiva. Sì. Perfetti si è legato al gruppo fiorentino toscano di poesia visiva, proprio perché è entrato in contatto e poi ha portato i poeti visivi fiorentini, Miccini, penso Sarei Cuori, gli altri poeti visivi italiani a Taranto, e negli anni 60 Taranto, grazie anche a Little Cedar, anzi principalmente a Little Cedar, Taranto è diventata il centro culturale pugliese. Tra l'altro, proseguendo negli anni 70, però in un centro culturale di... fino agli anni 80. Sì, però è diventata di lotta, perché nel frattempo Little Cedar, da diventare centro culturale, è diventato un po' il bersaglio degli artisti. Infatti c'è stata una grande manifestazione, un happening, tanto per un'industrializzazione umana che si è tenuta nel 71, che ha visto un happening patrocinato da Italia Nostra, che ha visto la partecipazione tra l'altro come padri critici anche di Pietro Marino, Cesare Brandi, Michele Delia e di altri, che ha visto proprio una serie di interventi, di performance, di happening per le vie di Taranto, per la sensibilizzazione della cittadina, della città e dei cittadini, per il problema dell'Italsida, per l'ampliamento incontrollato dell'intero indotto industriale tarantino. Quindi diciamo che arte e territorio già in Puglia ha avuto degli avvenimenti, però non ho studiato. Noi abbiamo fatto questo tentativo che Nicola poi ha detto, questo libro che io, sì, abbiamo avuto un archivio di questa prima galleria di arte contemporanea che era il 106, e facendo la pubblicazione poi io, la straniera naturalmente, sempre che vivo da tanti anni qua, però ho toccato con le mani cose, cioè, ma è possibile che questi non si sono mai occupati di cose che anche trovando, secondo me, finanziamenti. Certo. No, io mi allaccio a queste idee. Il problema è questo, uno dei problemi della Puglia, adesso c'è stato un'esplosione di iniziative personali, di giovani che si danno lavoro di impresa, al start-up, però c'è stato un lungo periodo di letargo,
che praticamente a partire dalla metà degli anni 80, anni 90 soprattutto, ha visto proprio scomparire, o comunque appetati, anche le gallerie, i fenomeni. Una città piena di gallerie. E sono scomparse molte. Lei non ha idea, io allora lavoravo nella Pinacoteca provinciale e facevo proprio questo calendario di tutte le gallerie che esistevano. Lei sicuramente lo sa, no? Che è un barese che ha partecipato. È una città piena di gallerie. Ci sono morti quasi tutti, sono sopravvissuto 3-4. E sono morte per questioni... Per diverse questioni, principalmente alcune, il caso del specifico del centro 6 è perché, essendo non una vera e propria galleria, cioè quindi non facendo mercato d'arte, quindi chi la gestiva non vendeva le opere, quindi non intascava i ricavati, ma li faceva, c'era un mecenatismo di alto livello. Non avendo sensibilità dalla parte delle istituzioni, ha dovuto chiudere perché non poteva più andare avanti in quanto non aveva più fondi per portare avanti una programmazione. Eppure negli ultimi anni si era pensato, anche Nicola De Benedittis, che era diretto per più di un decennio in prima persona la galleria, aveva pensato addirittura a un progetto di arte urbana all'interno delle vie della città vecchia e del borgo murattiano. L'aveva proposto alla regione, al comune, alla provincia e aveva avuto risposte negative, quindi questo ennesimo esito negativo legato al fatto che comunque non c'era un supporto istituzionale a questo tipo di realtà. Si parla comunque di un'associazione che produceva una sperimentazione, uno studio sulle nuove tendenze, infatti uno dei sottotitoli della galleria era Nuove Tendenze. Naturalmente, non avendo più la linfa dai finanziamenti pubblici, ha dovuto chiudere i battenti, ma ce ne sono molte altre che hanno incontrato purtroppo un ambiente chiuso di fatto. Gli anni 90 sono... Io credo che il problema, cioè, torniamo a quello di cui si parlava prima, cioè identificare i portatori di interesse dei progetti che metti in campo, perché se non fai questo e non li interessi da subito, queste cose che rimangono un po' per la percezione normale, un po' elitarie, rimangono... Cioè, che magari per chi ha interesse, cioè è importantissimo secondo me che rivivano queste esperienze, soprattutto nel momento tragico contemporaneo, per cui l'Ital Sider è così sinonimo di tutto quello che è inquinamento, il peggio del peggio, cioè quello di cercare di rivalutare o ricostruire anche le cose o ricostruire la memoria, una memoria diversa, è sicuramente importante. Bisogna trovare un modo condiviso per farlo. Io, voglio dire, non conosco questa realtà, per cui non so dirti esattamente, però sicuramente come metodo, come approccio, è fondamentale quello di pensare chi posso coinvolgere, chi può essere, quali sono le energie a disposizione e qual è anche un po' l'obiettivo al quale vogliamo tendere, perché anche gli obiettivi sono un po' fondamentali, che ovviamente sono quella appunto di coesione, inclusione e formazione, perché per esempio questo tema, un altro tema forte di cui si può parlare è quello delle residenze, no? Si parla sempre molto di residenze d'artista, portando gli artisti da fuori o portando, ecco, anche lì che cosa ci si aspetta dalle residenze? Ha senso? Sono andate molto di moda, no? Per un periodo, anche adesso. Però, per esempio, se un'associazione come Vessel porta qui degli artisti da un altro paese, eccetera, può essere molto interessante, ma può essere interessante soprattutto se possono restituire qualcosa a questo territorio. Per cui anche quello va un po' progettato. Bisogna essere consapevoli su quello che si vuole. Allora, se si dice benissimo, io vorrei che un artista che viene qua sia in grado di aprirsi al territorio, magari raccontarmi qualcosa del mio territorio che io che ci vivo non vedo, non realizzo, dandogli anche un po' di input e anche
scegliendo bene l'artista che si va a. Perché se scegli un artista che è totalmente autoriferito, verrà qua, userà tutto quello a sua disposizione, si porta via qualcosa e a te non ti rimane niente, perché bisogna anche immaginarlo questo, no? Molti artisti sono molto autoriferiti, per cui non tutti sono adatti, secondo me, a lasciare qualcosa o interagire con un territorio. E questo è fondamentale, per cui già capisci, insomma, già eviti i livelli, eviti tante occasioni in cui il progetto può andare storto, perché i progetti pubblici, se c'è una cosa che è ad alto rischio, è proprio un progetto di arte pubblica, per cui e più sono i varianti, più sono anche i pericoli che non si. Sì, più che altro le persone non sono. L'amministrazione vuole un certo tipo di risultato e dunque, per ragioni magari politiche, elettorali, vuol comprendere anche l'associazione dei. E tu dici: ma questi sono morti viventi, perché io devo lavorare con questi qua, no? Hai citato il caso diverso, ne colgo un po' la palla al balzo. Anche per questo noi nella nostra attività, sia insomma, in particolare nell'ultimo anno, avendo invitato una serie di artisti a fare ricerca e a realizzare delle micro residenze qui a Bari, appunto per fare ricerca, studiare il territorio e restituire una narrazione altra del territorio, una narrazione partecipata con una serie di comunità già esistenti. Ecco, noi abbiamo fatto in modo che queste narrazioni fossero micro narrazioni e che fossero dei micro movimenti quelli creati dalla presenza degli artisti, proprio perché penso che sia necessario anche stare molto attenti con la scala delle aspettative rispetto all'interazione nello spazio pubblico. Quindi, credo sia assolutamente importante partire dalla considerazione di qual è il contesto, di quali sono i propri mezzi, qual è il contesto interno dell'organizzazione, quali sono i mezzi e dove soprattutto si vuole arrivare. Quindi, Sì, il più possibile porsi degli obiettivi. Poi è vero che i progetti possono anche sorprenderti, no? O possono succedere delle cose nel bene e nel male che cambiano un po' le carte in tavola. In questo senso i processi, perché bisogna parlare anche proprio di processi, vanno accompagnati e comunque possono avere esiti che non si immagina. Per cui questo è questo. molto interessante anche dal punto di vista curatoriale, perché Sì, nel bisogna momento essere in cui un po' elastici, si è perché. parte di un processo e più delle volte ci si ritrova a chiedere a se stessi dov'è il ruolo, qual è il limite che non posso oltrepassare, e quindi riuscire a Però mantenere un. tutto questo, secondo me, non tanto in teoria, quanto nella pratica. Spesso è l'artista che te lo ricorda anche per bene, perché gli artisti e i curatori a volte si trovano anche quasi in conflitto, perché di fatto non è così semplice. Quello che a me sembra interessante di quello che noi facciamo rispetto al lavoro dell'artista è che noi abbiamo dei progetti fondamentalmente che durano anni. Che durano anni, che sono un po' a lungo termine. Per cui, diciamo, dalla nostra ottica, io parlo di un'associazione che ha quattro persone che lavora al suo interno e che hanno contratti di lavoro e che hanno creato. Costruito nel tempo delle competenze, perché sono arrivate quasi tutte neolaureate, per cui si sono formate, diciamo, sul lavoro. E questa è una delle cose che secondo me è fondamentali. E un altro tema fondamentale è quello del terzo settore. Credo che il terzo settore, credo che sia fondamentale guardare al terzo settore come il settore del futuro per tutto quello che è la produzione creativa, la produzione di cultura.
E i bandi in questo senso dell'Europa dei prossimi anni, del 2014-2020, cominciate a imparare a rispondere ai bandi, anche quelli europei, farvi dei partner europei, perché credo che in questo senso possono essere interessanti. Si apre una nuova fase in cui è importante riuscire a proiettarsi in questo ruolo di essere accompagnatori di questi appunto processi di coesione sociale, eccetera. E le competenze che si costruiscono nel tempo sono competenze che poi vi ritornano, perché quello di saper rispondere a un bando, quello di saper. E sono proprio delle cose un po' tecniche. Per esempio, se tu dici benissimo, io rispondo a un bando che mi dice benissimo, qui c'è un'esigenza, io ti do dei soldi perché hai un problema di coesione. Allora, identifichi un bisogno, la tua risposta al bisogno deve essere speculare. Se io dico ho questo bisogno, cioè devi avere una soluzione che è speculare, perché se tu dici fischi e fiaschi, cioè alla fine. Cioè, nessuno ti prenderà in considerazione questo progetto, perché comunque di fatto non stai rispondendo a un bisogno, ma stai elaborando qualche elucubrazione che comunque non ha una sua. Sì, non ha quella ricaduta che è una risposta al bisogno evidenziato. E queste sono cose che si imparano e non c'è bisogno di andare a cercare quelle agenzie specializzate che ti dicono ti trovo io il partner, vieni e ti trovano dei partner improbabili e che comunque magari non hanno niente a che vedere con il progetto. La cosa più difficile dei progetti europei è quello di avere i partner, è quello di sapere con chi si vuole lavorare e avere dei partner che hanno un comune sentire, un comune obiettivo, e questo è da identificare molto tempo prima, perché non puoi pensare di trovarli alla fine o di elaborare tu da solo un progetto senza consultarti con quelli che vorresti fossero i tuoi partner. Questo, secondo me, è una cosa fondamentale. Sì. Giustissimo quello che sta dicendo, volevo soltanto un attimo tornare su questo territorio così difficile, anche per quanto riguarda le Sì. residenze d'artista, eccetera. In una città dove non c'è, io non voglio parlare di museo, ma un museo di arte contemporanea, un museo che potrebbe anche essere un Ma non punto c'è di neanche a Milano, incontro, non ce l'abbiamo a c'erano Milano, il delle Museo d'Arte idee, Contemporanea. come ci sono, però anche questo diventa lavorare in questo campo ancora più difficile. Sì. E invece questo volevo dire, non c'è un punto, noi non abbiamo in questa città un assessore alla cultura. L'assessore alla cultura, le competenze sono rimaste in mano del sindaco. E questa è una cosa incredibile, perché il nostro Non hanno sindaco può voluto essere avere bravo un com'è, ma assessore di alla cultura cultura. Al secondo capisce mandato. poco. E questo lo sanno tutti. E invece ci sono dei Guarda, si è problemi creata quella che tutti noi separazione che intorno lavoriamo agli anni qua. 70-80 tra diciamo, sapere complesso e che poi ha determinato anche la moglie di gallerie, perché la gran parte delle gallerie sono morte perché sono rimaste legate ai linguaggi, al Certo, quadro, infatti io ho pensato a questo, quel sì. tipo di Certo pubblico. che. Non c'è stato un accompagnamento, e quindi dicevo prima, da parte delle istituzioni, delle cose, di chi occupava magari Però questi ruoli credo. nella formazione di un nuovo pubblico, diciamo. E nemmeno le gallerie che sono sorte lo hanno fatto e continuano a non farlo, a mio avviso, perché l'atteggiamento è ancora di questa natura, cioè Però le cose si c'è un devono. distacco Ma. rispetto a queste cose. Quindi il museo diventa una cosa complessa, perché il museo qui è ancora, siamo ancora alla visione del museo ottocentesco in cui si fa solo l'arte, Non creare un movimento che ci batte sono. proprio. No, scusi, scusi, No, prego, perché non figurati. creare un movimento che parte proprio dalla città, dalla regione Puglia e. Esporre arte in strada,
e non è abbassarsi al livello della strada, vuole esporre l'arte a tutto il pubblico, un museo a cielo aperto, un museo di Bari. Ma il problema non è quello della denuncia, no? Una sorta di denuncia. È una denuncia, ma è una denuncia molto costruttiva a livello sociale, a livello sociale, perché chiudere le opere in un museo significa limitare a un certo tipo, certe persone. È anche un discorso di riflettere, è una questione di cioè tu devi anche capire con chi ti stai approcciando, vedi a pari, sì, c'hai un 80% di persone che possono rispettare la tua opera d'arte che si trova per strada, però c'è quel 20% che magari no? Ma guarda che qualcuno l'ha fatto, per esempio c'è il progetto che ha fatto Alberto Garutti a Bolzano, che hanno, forse qualcuno di voi lo conoscerà, questa edicola che ha fatto in un quartiere residenziale di Bolzano e ogni 6 mesi si prende un'opera che sta nel museo e lo si porta in questa sorta di edicola illuminata e diventa un oggetto che illumina un po' questo quartiere. È un'idea, è stata un'idea carina, non so, è un'idea relazionale, è un'idea di... Secondo me è un'idea che ha un riverbero, che ha una sua, cioè, soprattutto ha reso più gentile quel quartiere, perché comunque ha dato dignità, no, in qualche maniera al quartiere. Allora, questo tipo di progetto, che come molti altri progetti di Garutti, come quello per esempio di Peccioli, di aver ristrutturato un piccolissimo teatro, sono progetti che al di là del valore di quel teatro e sicuramente per quel che riguarda una valutazione del bene culturale non aveva nessun valore, però quel piccolo teatro per Peccioli, come anche la sala della musica per la banda locale di Colle Valdelsa, che è un altro progetto di Alberto, che ha ristrutturato, per cui la banda ha potuto tornare a suonare in quel luogo, sono progetti relazionali che ricostruiscono non solo per quel luogo lì, ma anche come metafora, come simbolo, ricostruiscono una vita di comunità. E in questo senso sono importanti, per cui anche una cosa del genere, un progetto di un artista che fa una cosa del genere qui, cioè restituisce valore a qualcosa di dimenticato, rende giustizia. Prego. Il discorso mi fa ricordare un attimino quello che c'è vicino al parco Punta Perotti, c'è un sottopassaggio dove dei ragazzi, mi sembra siano dell'Accademia delle Belle Arti, hanno deciso di allestire questo grande corridoio con delle opere d'arte. A me è capitato di vederlo all'inizio e vederlo poco tempo fa, parlo di un mese fa, in un stato di degrado totale, quindi riguardo a questo, sì, magari scendere, e secondo me deve essere, no? Il scendere l'arte per strada, ma in contemporaneità educare a chi ci sta, perché si rischia altrimenti... Ma lo devi fare con gli abitanti di quel quartiere, perché se lo si fa senza... Se lo puoi, in cui molto spesso finisce con essere una foglia di fico. Poi sì, questo è possibile. E da questo punto di vista bisogna Sì, questo è chiaro che non c'è mai una verità. Cioè, se si fa delle operazioni che sono talmente lontane dalle popolazioni che vivono in un certo quartiere, è chiaro che ci sarà il rifiuto. Del resto, però, se invece lavori con quelle persone e costruisci insieme a loro, li rispetteranno. Ma è un rapporto. È chiaro che si deve avere il tempo e la volontà
engagement, come si dire, di impegnarsi in un rapporto, in una relazione. Sì. Volevo tirare su un po' queste, le sorti di questa città talvolta malmenata. Sentivo dire di gallerie del passato e sentivo dire questa cosa del tunnel che sta riaprito. Io mi interesso da tanto di arte e territorio. E bisogna chiedersi anche quanto è durata questa cosa. Io ci passavo, non voglio dire un giorno sì e un giorno no, ma sicuramente ogni 10 giorni me la facevo giusto per vedere a che punto fosse. E devo dire che hanno tenuto a lungo. Adesso con lo stato di degrado ci può essere. Però tenendo presente una elevata forma di street art che c'è nella città come c'è in tante altre città, quello era un miracolo che quelle opere si siano mantenute, perché erano lì a portata di tutti, a tutti gli orari. Ma quello che voglio dire, beh, è sempre io me ne interesso da tanto. Tra l'altro, quando lei ha parlato di residenze per artisti, devo ricordare che le cose si fanno un po' in tempo. A Bari c'è la caserma Rossani, che sembra essere diventata il libro dei sogni di tutta la cittadina. C'è chi dice che deve essere un parco innanzitutto, e io ognuno, E poi c'è chi dice che ci deve essere una caserma, l'Istituto di Belle Arti, e tantissime altre cose. Lei ha citato per esempio queste residenze per artisti. Si ricorderà certamente che nel 1934 ci fu il gruppo dei sei, erano architetti Comacini. Architetti? Il gruppo Comacini di Como, così come c'erano gli artisti Comacini. E questi riuscirono a fare un progetto nel 1934, molto interessante, delle residenze per artisti. Io mi sono ritrovato per le mani questi fogli. E ho tentato di proporre, e lo farò con più forza, perché non fare 6-7 residenze per artisti all'interno del Rossani, soprattutto se ci sarà l'Accademia di Belle Arti. Ma fatte bene, non so, qualcuno di voi saprà che hanno fatto recentemente un concorso premiando 3 artisti, uno sicuramente me lo ricordo, Tagliarol si chiama, e veniva da Rovereto. E altre 2, uno era Varese e un altro era delle Marche. E loro sono stati ospitati da gente di Bari che è appassionata d'arte. E hanno progettato delle opere che hanno lasciato per un mese in via Celentano. Quindi ci sono tentativi coraggiosi. Ma quando sento disquisire di Bari di quello che non va, io mi ricordo qualche volta di quello che va. Certo. È assolutamente necessario. È assolutamente sciocco che questa città non abbia un assessore che sia assessore all'arte, quando ha un sindaco che pensa invece di poter fare tutto da sé. Tenete presente che io sono amico di vecchia data, di Emiliano. Ma certe volte, sempre pubblicamente, l'ho rimproverato duramente. Perché una città, forse una delle cose che deve avere per prima, è un assessore alle attività artistiche. E Bari, in questo senso, è una città vivace, lo fa in maniera disordinata. Qualche volta non sa comunicare quello che fa, ma si fanno cose in anticipo sui tempi. E voi parlavate di arte che scende per strada, adesso l'ha fatta quella che è il nucleo centrodestra di Bari. Scusate se inserisco una parte politica, ma devo farlo. Perché sono sempre differenti le cose che si fanno dalla mente di una parte e dalla mente di un'altra. A Viosparani, in questi giorni c'è l'arte che scende per strada. C'è una gara a parlare la pancia, no? Se volete discutiamo anche un po'. No, io adesso non vorrei che queste cose. Quando parlate di gallerie a Bari, e io
me ne ricordo quasi tutte, visto che ho una certa età. Le gallerie a Bari si sono sempre divise in due parti. Quelle tenute da signore che avevano mariti con molta dote di quattrini e quindi non sapendo bene che fare facevano le galleriste. Ancora un paio ce ne sono. E poi ce n'erano alcuni all'avanguardia che non so se siete tutti quasi giovani, tranne due o tre persone, ma ce n'erano alcune come la Bussola, come il citato Nicola De Benedetti, che facevano cose estremamente interessanti all'avanguardia, non capite da tutti. Nicola De Benedetti è quello che per primo... parlato prima che... Ma allora io... Però io vorrei dire una cosa, intanto bollare le cose secondo me non aiuta, perché può anche essere che ci sia stata una quantità di gallerie così tenute da signore, cioè, ma io conosco tante signore agiate che hanno potuto fare delle cose e poi ci si sono appassionate e le hanno fatte veramente, Per cui questo, voglio dire, mi sembra vagamente maschilista come discorso. Vagamente maschilista. Sicuramente non... Se non c'erano signori con quattro mariti che aprivano le gare. Poi succede, ma come anche... Cioè, purtroppo, quando appunto succede che fanno anche del bene, perché riescono, il mondo dell'arte è sorretto soprattutto da signore molto benestanti che si innamorano di arte, anche degli artisti forse, e che in qualche maniera... Ecco, vabbè, no, io non cito nessuno, però dico, le cose sono anche paradossali, no? Alla fine non è così importante. Però, ecco, mi piacerebbe se, adesso possiamo continuare e io non ho problemi, non devo andare da nessuna parte, però un'idea, un pensiero per domani potrebbe essere questo, visto che abbiamo parlato di criticità, del territorio, eccetera, e i progetti alla fine, i progetti pubblici devono nascere in qualche maniera da una criticità, vorrei che voi foste anche minimamente attivi su questo e magari domani si tornasse, io vi vorrei chiedere di pensare a o un'area o un tema di sofferenza, diciamo, di questa città, di questo territorio, al quale un vostro progetto potrebbe porre, se non parziale, rimedio, diciamo, ecco, senza voler essere idealisti, eccetera. Comunque, individuare un'area in cui un vostro progetto potrebbe portare a una minima trasformazione. Proprio localizzarlo, che può essere in una comunità, potrebbe essere un progetto di intercultura, un progetto di rigenerazione urbana, un progetto localizzato in un'area, però sempre cercando di identificare, cioè fare una piccola scheda, identificare gli stakeholders, chi sarebbero, potrebbero essere le persone interessate, le comunità per cui farlo, il luogo e, ecco, alcune caratteristiche, ponendo anche il problema di come realizzare anche una piccola economia intorno a questo, perché se vi ponete questi problemi state già pensando a un progetto, state già elaborando una progettualità, perché anche l'idea di, non so, per esempio, quali strumenti legislativi poter attuare, quali strumenti di progettazione sociale. Ecco, identificare questi aspetti intorno a un progetto. Poi magari non avremo il tempo di guardarli tutti, però potrebbe essere una forma di progettualità che poi mi potete anche mandare, ne possiamo anche parlare. O discutere in un, non so, attraverso il web, insomma, ecco. Però
Potrebbe essere interessante un modo per... trasformazione, ancora una volta in che termini si deve o si può immaginare una trasformazione? Ma questo me lo dovete dire voi, perché il progetto è un vostro obiettivo che devi, se tu hai un interesse per esempio interculturale, identifica un attimo meglio chi può essere il tuo pubblico, un quartiere della città oppure una comunità di questa città, e come penseresti di... Non ti dico di esprimere un progetto dall'inizio alla fine, ma cominciare a individuarlo, a individuare anche chi potrebbe essere interessato a questo progetto e anche le modalità di intervento, cioè separandoli un po'. E può essere l'inizio di un dialogo, di un approfondimento. Sono sicura dei progetti nel cassetto ce ne saranno. E io penso anch'io, assolutamente. Giusto, è interessante questo, diciamo, sviluppo che si rivolge così direttamente ai giovani. Sì. Lo trovo giusto, magari dovremmo un po' allargare. Assolutamente, no, questo è a tutti quelli che sono qui, cioè, perché comunque... Io vorrei solo un attimo tornare per quanto riguarda, per esempio, questa street art o l'arte pubblica, eccetera. Un esempio che non sono la stessa cosa, no, street art. Io street art non amo molto. Io stavo dicendo tutta un'altra cosa. Sì. Napoli, per esempio, con le stazioni metropolitane, ha creato una realtà molto interessante. E ho visto alcune cose, ma non mi sembra che sono degradate, che funziona. No. Perciò volevo dire, non possiamo ogni volta pensare che infatti queste cose che si fanno diventano subito alla merce di tutti, vengono, e non è così. Una città di Napoli difficilissima, e invece sta difendendosi molto bene con queste opere pubbliche che loro, di grandi artisti, loro... Come? Questo la dice lunga, nel senso che a Bari sono assolutamente una cosa mediatica. Ma no, io non voglio votare su questa vostra parte. No, io sto dicendo che a Napoli, dove c'è stato Kent Ridge che ha fatto la metropolitana, c'è stato un investimento materiale, c'è stato un impegno reale. A Bari queste cose, questa cosa qui, meritoria, ha avuto solamente alla fine il sapore della mera... del mero fatto mediatico, ben decorativo, diciamo. Ecco perché nel discorso rispetto all'arte pubblica, città, eccetera, eccetera, ripeto, mi sembra giusto ribadire, bisogna stare attenti rispetto al politicamente corretto. Però qui stiamo parlando di cose diverse, perché il progetto della metropolitana di Napoli è stato deciso da un attore sì pubblico ma privato, nel senso che comunque è stata un'infrastruttura che ha deciso di darsi questa cosa e ha preso un critico, Bonito Oliva, e comunque hanno realizzato queste stazioni che ovviamente sono piacevoli, sono belle, sono sicuramente un grande miglioramento rispetto alla metropolitana e eccetera. Però di fatto non hanno richiesto una partecipazione, non hanno richiesto un'attivazione da parte del pubblico. Sono, diciamo, un progetto anche un po' abbastanza, diciamo, antico dal punto di vista anche, cioè, hanno fatto qualcosa di simile, cioè, l'Unione Sovietica all'epoca, così, cioè, dire, è ancora, cioè, il salotto del popolo, ecco, insomma, questo concetto qua. Però quello di porsi dei temi, che sono temi tipo quelli della coesione sociale o la creazione di competenza, cioè qui il rapporto del Ministero dice che ci sono milioni di ragazzi che non vanno più a scuola e che non lavorano e che non fanno un tubo, che non fanno niente. Questo è una perdita di una generazione intera di ragazzi. Cosa facciamo? Cioè, dire, lì ci vogliono progetti culturali che vanno incontro anche con un po' di immaginazione, che li tiri fuori. Allora, tutto questo tema della formazione informale, dei workshop, delle residenze che li coinvolga, dei progetti che possono essere fatti da giovani per giovani, questi sono progetti di formazione non facili da fare, sicuramente importanti se vogliamo preoccuparci del nostro territorio e delle comunità, delle persone e della periferia, perché
cioè, voglio dire, le persone meno fortunate vivono anche in zone, diciamo, più degradate. Come costruire insieme a un quartiere qualcosa o un'area? Per esempio, ci sono dei progetti di Raum Labor, i progetti di Raum Labor che sono state. Ah sì? In questi giorni sono a Bari? Che hanno fatto un progetto in una zona di Torino con le a titolo. Questo è un progetto che si potrebbe guardare, o comunque altri progetti che si sono fatti in altri quartieri con i progetti di nuovi committenti, che richiedono però un coinvolgimento. Sono dispendiosi di tempo, magari non necessariamente non sono progetti che richiedono tanti soldi. I Raum Labor si fanno anche pagare, ma insomma, giustamente il loro tempo e però realizzano dei scenari che sono molto belli e anche accattivanti, anche per, no? Attuazione e E questi, partecipazione esatto, e questi sociale. sono dei workshop che coinvolgono, oppure non so, un progetto che noi abbiamo fatto a Cagliari sul tema della Sant'Elia con Marinella Senatore, è stato un progetto interessante perché ha coinvolto in un workshop con diversi livelli e gradi di formazione le persone che hanno anche imparato, cioè chi ha imparato a usare una macchina, una cinepresa, chi ha imparato a fare una sceneggiatura, cioè tutte cose che un po' alla volta si possono aiutare a uscire. Abbiamo incontrato diverse associazioni, c'erano l'Associazione delle Mamme di Sant'Elia, che insomma le prime cose che ci hanno chiesto erano lezioni di inglese, lezioni di informatica, cioè delle forme di avere degli strumenti, non tanto per loro, ma per i loro figli, che comunque, appunto, la maggior parte dei quali è gente che non va a scuola, che non ha prospettive di lavoro, per cui degli strumenti per uscire da una determinata situazione. E i progetti, secondo me, di formazione informali che possono essere legati. Esatto, e poi l'altra cosa, secondo me, importantissima nei territori è quello di una collaborazione tra le istituzioni. Che voi che fate un po' da cerniera di collettivi o associazioni, fate lavorare insieme diversi livelli di strutture, per cui parliamo di istituzioni museali, ma istituzioni museali che non si devono chiudere nella loro realtà, ma devono riuscire a collaborare con, per esempio, le scuole, devono riuscire a collaborare con. Non so, anche le carceri che devono riuscire a collaborare con le biblioteche, cioè formare delle reti di progettualità incrociate, perché è solo così che si potrà avere anche un presidio sul territorio. Adesso forse nella vostra regione è meno drammatico che in altri, però ci sono delle zone del sud dove tutto questo, il presidio del territorio è un problema ma molto drammatico. Penso a alcune zone della Campania piuttosto che della Sicilia. E lì l'unica possibilità, la Confindustria locale, cioè cercare nelle istituzioni che non sia soltanto l'amministrazione pubblica locale che ti deve dare quattro soldi, ma invece cercare le loro energie nell'implementare un progetto. E questo credo sia la Camera di Commercio, sì, la Confindustria, gli istituti di ricerca. Cioè, intorno a un tema che voi individuate e poi andare ad essere molto determinati, però riuscire a coinvolgere questo, perché soltanto attraverso questa creazione di un tessuto, di relazioni tra le istituzioni, che qualcosa, secondo me, di buono possa, realmente così prodursi. In relazione diverse istituzioni che hanno, diciamo, uno status differente, quello che ne viene fuori probabilmente non somiglia a
allo stato di ognuna di queste istituzioni. Esatto, ma qualcosa di diverso. Un museo attorno ad un progetto che affronti in qualsiasi si voglia tema, quello che verrà fuori non somiglierà alla logica del sindacato né a quella del museo. Esatto, ed è importante tirarli fuori dalla loro logica. Io ho fatto una giornata di studi per la CGIL in Sicilia. Credo di averli un po' scioccati, e non credo, il dirigente nazionale che poi abbiamo preso l'aereo insieme praticamente non mi ha più parlato, perché non mi ha rivolto più la parola. Però il tema, mi avevano chiamato per una giornata di studi perché il loro problema della CGIL è che non arruolano giovani. Ma è molto semplice la ragione per cui non arruolano giovani, perché non si occupano dei giovani, perché comunque si occupano soltanto di quelli che hanno un lavoro così fisso, sicuro, e chi è in pensione, per cui perché mai i giovani dovrebbero iscriversi alla CGIL? E allora ho cominciato a parlare abbiamo cominciato veramente parlando di lavoro degli artisti, di un gruppo di artisti che aveva fatto un progetto sulla Sicilia e sul territorio della Sicilia. Ed è stato molto interessante questa sorta di deviazione per poi riportarli a un tema che riguarda tutta la società, non soltanto quegli iscritti. Ma la forza di un ragionamento interno, cioè quello che il dirigente del sindacato non poteva accettare, è che io non guardassi la gloriosa storia dell'istituzione e guardassi invece, partissi dalla realtà contingente. E questo bisogna fare. La realtà contingente è questo di un territorio che anche sempre più frammentato, questo non parlo solo della Puglia, ma in generale, no? Sempre di comunità anche più separate, eccetera. Per cui cosa possiamo fare se non quello di cercare di incrociare gli sguardi e far sì che le istituzioni collaborino? E questo, secondo me, delle persone fuori dalle istituzioni, che però possono fare da cerniera, possono fare benissimo. Richiede molta pazienza, richiede dialogo, però richiede anche questo, una volontà di costruire progetti insieme, al di là dei differenti punti di partenza. È ironico, perché era proprio l'idea che era la base della fondazione della CGIL, quella di incrociare gli sguardi e di... Ma sai, ognuno... Di Vittorio quello aveva in mente quando ha fondato la CGIL, infatti l'aveva fondata, sì, staccata dai partiti e per lavorare sul territorio con i lavoratori, con i giovani. È curioso che loro chiedano di rivangare i fasti del passato, ignorando proprio le motivazioni. E purtroppo, sai, così gli schematismi entrano soprattutto nei dirigenti, quelli che comunque fanno carriera all'interno, per cui io porto lì un po' di cose che li ha un po' confusi, per cui è anche magari qualche idea di Tito Boeri. Tito Boeri no, ecco, quello assolutamente fuori dai canoni, cioè qualsiasi cosa che potesse essere, no, qualcosa che porta fuori da uno schema. Però insomma, io spero che la cosa sia utile, poi se saranno andati avanti in un'altra maniera, non lo so. Dovevo insistere su questo fatto, ha toccato un tasto veramente dolente, sul fatto che non guardano mai i giovani. Però c'è anche un disinteresse da parte dei giovani, perché non è che dobbiamo mettere contro le generazioni. No, assolutamente no. Perché se no non andiamo da nessuna parte. Guarda, perché a un certo punto essere anche lì vicino alla pensione. A un certo punto considera che volutamente è stata licenziata completamente la classe operaia del nord e hanno trasferito le imprese al sud, dove hanno assunto con altre modalità contrattuali i giovani totalmente ignari di tutto, di qualsiasi storia. Vabbè, le storie sono tante e complesse. Di tutti quanti, e naturalmente poi c'è un fatto che la politica in quel paese ha preso la piega che ha preso, per cui guardate, abbiamo preferito della televisione, piuttosto che conoscere effettivamente che cosa significa stare sul territorio e fare attività sindacale sul territorio, cioè di
difendendo i posti di lavoro. E, diciamo, vabbè, questo è un altro discorso, perché questo è un discorso politico, no, che quello che lui ricordava, secondo me, di Darth Vader, aveva questo tipo di connotazione, di tessitura con il territorio. Però voglio dire, in un mondo dove comunque le grandi imprese ci sono molto meno di una volta e c'è tanto invece parcellizzazione, forse bisogna anche guardare il momento in cui stiamo, cioè molto dipenderà dai singoli attori e quello che sono in grado di mettere in campo e come sono in grado di relazionarsi, e non credo che serve in questo momento, a me non interessa in questo momento, in questa sede, fare processi al passato. Credo che dobbiamo prendere la condizione in cui stiamo così com'è e lavorare su questo, e penso che, insomma, l'arte può fare la sua piccola parte, però una definizione della cultura che abbia una presa e un'ambizione di essere più aperta a tanti valori sociali, può avere sicuramente ha un ruolo fondamentale in questo, ve lo dicono persino i documenti così un po' aridi che buttano fuori le varie così uffici ministeriali in questo senso, per cui prendere queste indicazioni e poi cercare di lavorarci su. Continuiamo domani allora?